Autostrada Salerno-Reggio Calabria, 21 agosto 2012. Siamo all'altezza di Altilia Crati, stiamo facendo trasporto di peperoni piccanti da portare ad un'azienda di Catanzaro che deve lavorare con assoluta urgenza. Qui siamo per affrontare il tratto più tortuoso dell'autostrada, di questa famelica autostrada. Qui praticamente fra poco avremo l'onore di vedere i tratti che sono stati completati da poco e di cui tanto l'ANAS si fa vanto di aver determinati entro il 2012, quindi chiaramente sono stati terminati prima dei termini previsti, cioè alla fine dell'anno 2012, così nel caso dovranno cadere cadranno poi con l'avvento dell'era Maglia, che verrà appunto il 26-12-2012, mi pare che sia quella la data, questa presunta fine del mondo, di questo grande cambiamento che ci toccherà un po' tutti quanti. Quel limite, come potete vedere, sempre 80 km orari, sono 20 anni che si va avanti così. Il bello è che quei tratti nuovi che saranno finiti, che vedrete tra poco, sono quelli che costeggiano il fiume Saputo e che andranno rivisti poi, non adesso che è estate, ma dopo il primo inverno che verrà. Bisognerà vedere cosa succederà quando qui i fiumi ingrosseranno, ci saranno piogge torrenziali violentissime come ogni anno d'altra parte accade, dovremo vedere poi quello che succederà. Oggi abbiamo notato con il nostro immenso piacere che il gasolio va sull'area del servizio Eni a 1,80 euro, per questo poi fanno 20 centesimi di sconto a fine settimana e lo riporterò a 1,60. Quello che ti fregano durante la settimana con una mano te lo danno con l'altra poi a fine settimana. Stiamo man mano scendendo, stiamo pomeggiando per risparmiare qualcosa, qua ovviamente i ponti non sono stati toccati perché qui mamma natura purtroppo, anzi per fortuna, ha deciso che non si possono effettuare modifiche, ma c'è anche in programma una grossa modifica su questi ponti, vedremo poi quello che succederà negli anni a venire. Siamo a 160 km da Reggio Calabria e una settantina da Catanzaro, che è la nostra meta. Ecco qua, comincia a comparire qualche cartello che prevede i lavori di ammodernamento dal chilometro 286 al chilometro 304, possibili deviazioni in corso, vedremo più avanti come sono andate le cose. Qua dovrebbe essere tutto libero adesso fino all'uscita di Lamezia, fino all'uscita di Lamezia aeroporto, non ci dovrebbero essere deviazioni in corso perché tutti i lavori sono stati terminati. Adesso vedremo più avanti quello che, dopo Altilia Grimaldi che arriva fra 5 km, dovremo vedere quello che è successo. Andando a una velocità di cimiero circa 90 km orari, d'altra parte qua il limite consta di 80 km orari, non possiamo fare altro che seguire i limiti imposti, come ci dispone anche il nostro canone di autoregolamentazione. Dato che abbiamo studiato, siamo direttori tecnici di azienda di autotrasporto merci, quindi ci dobbiamo attenere strettamente a quelle che sono le regole con i nostri mezzi potentissimi. Stiamo man mano scendendo, qui l'aria è abbastanza fresca anche se oggi siamo sotto il tiro di Lucifero che promette temperature bibliche, domani saremo a 40 gradi, però domani ci auguriamo di stare a casa e di non andare da nessuna parte. Come potete vedere l'asfalto è sempre perfetto, ci sono degli avvallamenti che stanno paura. Le gallerie sono rimaste pure come erano, non c'è stata nessuna modifica, come potete vedere, le due vecchie corsie sempre efficienti. Ecco qua, un bell'altro avvallamento. Sono proprio di curioso
curioso di vedere questi tratti nuovi che hanno fatto, come sono venuti. Notiamo che hanno messo anche Rai su radio traffico meteo 103.3, quindi questo tratto nuovo probabilmente sarà anche servito da quest'ottimo servizio della Rai, ma quest'ottimo servizio purtroppo non è presente neanche dove c'è il segnale fortissimo delle antenne potentissime di Montescuro, non vedo qui da dove arriva, almeno antenne non se ne vedono ancora, quindi credo che sia in fase di allestimento, però che abbiano speso qualcosa qua dentro. Questa è la prima galleria nuova, come potete vedere, nuove illuminazioni, terza corsia non percorribile, insomma già si sono date da fare, qui hanno cacciato il primo cantiere, adesso vediamo come sarà la situazione più avanti. Benissimo, un ottimo servizio, hanno terminato tutto. Difficile da credere che in Calabria hanno messo il limite 120 addirittura. Eh sì, qua giustamente perché è stata appena aperta con tre corsie, quindi i 130 famosi non potevano, però giustamente i 120 che poi... Allora, notate bene questo passaggio. Allora, abbiamo visto 120 là, qui già il limite si è ridotto a 110, 500 metri più avanti. Ma poco credo che sia libera di nuovo a 90 all'ora. Tratto è terminato, qui siamo in prossimità del circo di Palermo, siamo arrivato, il tratto è stato completato, ma non ha tenuto i termini. Sono avvenuti a quelli che erano i termini. A fianco al fiume Sabuto. E ancora una volta vedremo poi quello che succederà questo inverno, quando ci saranno le prime alluvioni, dove andrà a finire questo pezzo di autostrada. Qui siamo proprio a ridosso del fiume Sabuto. Della vecchia autostrada che sono un po' più in là, il fiume lo vedete pure, sono ancora le luci dei camion che lavorano, evidentemente devono fare qualche furo, qualcosa, ecco qua. Però il sogno era durato troppo, però poco c'è già. La prima deviazione, è stato appena aperto questo tratto e già la
abbiamo i primi problemi. Le carreggiate si restringono, ecco qua. E come sempre, appena aperta l'autostrada è già interrotta. Questo ci fa immensamente piacere, mi fa ricordare che siamo sempre in Calabria, vabbè. Oh, alla piccola creazione stanno facendo i vecchi padelli, quelle cose lì, vabbè, non l'avevo visto mai. Che stanno lavorando, come potete vedere. Ottimo, un ottimo lavoro. Ottimo. Qualche ponte sulla sinistra che è stato fatto e poi abbandonato perché evidentemente l'ingegnere aveva sbagliato la misura. Questo non manca mai. Mezzi, l'opera, l'ANAS che controlla. E siamo già a 1 chilometro di deviazione. Quindi è fine della deviazione. San Marco d'Aquino. Ricordiamo oggi 21 agosto 2012, un caldo terribile, era intorno a 37-38 gradi, anche questo svincolo è stato completato. Regno dell'uomo al limite 120 km orari. Capisce perché da 120 è passato a 110, da 110 a 100. Il tratto pastorale è sempre uguale. Però qui tra poco comincia a comparire 80, 60 e tra poco un'altra bella deviazione. Sono le tratti che secondo l'ANAS sono stati completati prima del tempo in maniera perfetta, funzionale e già totalmente percorribili. Vedendo quello che c'è qui, possiamo immaginare quello che stia succedendo, quello che sta succedendo giù verso Reggio Calabria. Possiamo solamente immaginarlo, non ci andiamo a verificare perché preferiamo non farci male più di quanto stiamo facendo male qua oggi. Tratti completamente terminati, questi sono i tratti di cui l'ANAS sta vantando il completo realizzo sui maggiori canali televisivi nazionali, parliamo della RAI chiaramente. Ecco qua, tratti completamente percorribili sono questi, ottimi, guardate in che condizioni si cammina,
un mese fa il presidente dell'ANAS, o un ingegnere, non ricordo bene chi fosse, su Rai 3 regionale ha praticamente detto che l'autostrada era già tutta completa e entro il 2012 sarebbe completata tutta quanta anche nella parte di Reggio Calabria. Complimenti, complimenti di vero cuore, una grandissima autostrada come sempre. Ecco, abbiamo già fatto 4-5 km di deviazione. Ecco, questa è la strada della Reggio Calabria completa, ultimata. Poi di asfalto qui addirittura devono ancora terminare la galleria, io non riesco a capire come facciano a parlare di tratti completati. Guardate un po' qui, guardate un po' qui che condizioni. Vabbè, loro hanno completato da un lato, solo in una direzione, direzione sud, la nord poi verrà finita dopo. Qui siamo nei pressi dello svincolo di Faverna e qui ovviamente ancora dopo 4-5 anni non si capisce bene dove dovrà andare questa autostrada, si allarga, si restringe, non si riesce bene. Ah, qui, no, perfetto, abbiamo capito. Adesso abbiamo capito dove va. Sì, questo è l'autotratto terminato. Perfetto. Buon servizio. Siamo all'altezza di Falerna, questo tratto è stato terminato. Ovviamente i tratti terminati sono tutti quelli che erano già ben fatti prima in pianura, dove c'era poco da andare tranne che aggiungere questo mezzo metro di cosiddetta terza corsia, mentre i tratti dove c'era da lavorare veramente, da modificare ponti, gallerie e altro, ovviamente ancora non si sa quando saranno qua. Perfetto, ottimo. La regia è stata sempre curata da Salvatore Pedalino, voce, narrante, Roberto De Francesco. Grazie, alla prossima.